Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video aggiornamento sul progetto smaltimento make-up. Allora, ho finito un paio di cose, una quasi finita, insomma, in realtà volevo aspettare un pochino per terminare altre cose, però mi era stato chiesto appunto a che punto ero e quindi ho deciso, insomma, di aggiornarvi. Vi mostro prima una cosa che non era il progetto smaltimento, ma siccome è make up ve la mostro, che è questo rossetto, il numero 130 Spicy Sangria Shine, la linea, questo mi sembra era di Maybelline, un colore molto molto bello che però non riesco a mettere perché è talmente tanto cremoso che intanto è molto complicato stenderlo perché ogni volta dovevo stare molto attenta perché rischiavo di farmi le labbra tipo Moira Orfei a son di correggere i bordini sbaffati e poi perché si va a spalmare ovunque nonostante la matita sotto, la matita cerosa nel contorno esterno, la cipria, tutto quello che volete e in ogni caso mi andava un po' ovunque e quindi non lo utilizzo. Prima che vada male voglio darlo a qualche mia amica per farlo provare e al limite lo butteranno loro perché è nuovo, l'ho utilizzato due volte, l'ho acquistato poco tempo fa, quindi niente, mi sbarazzo di quel rossetto. È per questo che io non faccio video decluttering, perché quando vedo che una cosa non mi piace io la do subito via e non sto a tenerla lì. Comunque, chiusa parentesi, mostro subito il prodotto che ho finito, casomai vi lascio poi qua a scorrere, insomma, qua o di qua, non lo so, le immagini un po' più ravvicinate, così potete dare un'occhiata ai prodotti. Tra l'altro non ho mai fatto una foto, soprattutto delle cialde, credo che da qui in avanti la farò per farvi vedere anche la differenza. Comunque ho finito questo, che è l'ombretto di Kiko, il Cream Crush numero 11, finito, ce n'è ancora un pochino, ma per me è finito, basta, tra l'altro credo che si sia anche seccato, non mi è piaciuto, perché, allora, il colore è anche carino, ma ha una consistenza cream to powder, io pensavo fosse più un prodotto cremoso, comunque in gel, insomma, un altro tipo di prodotto, in realtà è proprio un cream to powder, quindi, niente, non mi piaceva la consistenza, il colore sì, è abbastanza carino, non uno dei miei preferiti, però l'ho terminato e ciao, non ne voglio più sapere niente. L'altro ombretto che era nel progetto smaltimento è sempre di Kiko, è questo qua nella penna, in penna insomma, numero 21, Long Lasting Stick, che ho utilizzato forse una volta perché mi sono concentrata sull'altro ombretto, comunque non ce n'è rimasto tantissimo e niente, mi concentrerò poi su questo qua. Poi lo spray l'Instant Matte di Essence, anche questo è terminato. Il trucco non durava di più con questo spray, però toglieva intanto la polverosità e poi effettivamente un effetto matte leggero lo dava. Per il costo che ha mi è piaciuto un sacco, non so se si può ancora trovare. Comunque l'unica cosa, lo spruzzino non andava a nebulizzare, andava proprio a spruzzare un getto d'acqua, però vabbè dai, per il prezzo che ha ci può stare, comunque lo tolgo di giro e aggiungo al suo posto la nebbia fissante di Neve Cosmetics. Non l'ho mai utilizzato, è un prodotto nuovo e quindi niente, andrò ad aprirlo e a utilizzarlo al posto di quello di Essence. Per quanto riguarda i correttori, ne ho tre in questo progetto smaltimento. Allora, quello della Yves Rocher è troppo scuro e lo devo utilizzare d'estate, quindi non va bene neanche mischiato un colore più chiaro perché è veramente troppo scuro, quindi non l'ho utilizzato. Questo qua di Puro Bio l'ho utilizzato una volta, quest'altro di Essence è praticamente finito perché vedete non viene più su, però voglio scavarlo perché è un correttore che io adoro alla follia, era un'edizione limitata natalizia di Essence, è ottimo, è cremoso quindi non va a seccare la pelle, soprattutto il contorno occhi, non va a segnare le rughette, è coprente, non ha un'alta coprenza, però ad esempio io ora non ho il correttore, non ho occhiaie, non ho borse,
Lo vado più che altro a utilizzare per uniformare soprattutto la palpebra e a volte sì, ho anche le occhiaie, anche a me vengono ogni tanto, quindi vado a utilizzare questo. Comunque perfetto per il mio scopo, non lo trovo più perché non lo fanno più e non credo che Essence faccia un prodotto simile a questo. Se ce n'è uno tipo questo della Essence, fatemelo sapere che così magari lo vado a comprare. Comunque ottimo, e questo qua appunto lo tengo perché voglio scavarlo. Per quanto riguarda le ciprie, ne ho una che è questa qua di Alverde, ed è la numero 030 beige. Io questa qua vi avevo già detto che non posso utilizzarla sopra alcuni fondotinta perché diventa arancione, non so perché, solo su alcuni fondotinta. Se utilizzata da sola invece è perfetta, quindi a volte se non ho voglia di truccarmi, di fare una base completa, vado a utilizzare questa in modo che mi tenga a bada magari la lucidità della pelle. Quindi l'ho utilizzata appunto per questo scopo, ce l'ho su anche adesso e la utilizzo per questo. Quando invece vado a utilizzare il fondotinta e ho appunto bisogno di fissare il fondotinta o di fissare il correttore, io utilizzo da sempre, sempre, sempre questa qua di Catrice che era in edizione limitata. L'avete vista in alcuni video dove mi trucco con voi. Mi piace da morire. Io vi posso giurare che utilizzo solo questa cipria, ma veramente non lo so, sarà un anno. Non c'è il buco, non c'è il buco. Io non riesco a capire perché. Si inizia a intravedere la cialda sotto, però non si buca, è infinita. Quindi la metto nel progetto smaltimento make-up. Tanto utilizzo sempre solo questa, anche se ne ho altre. Anche se ne ho altre, quindi niente, metto questa e via. Però è infinita. Terre ne ho una sola, questa qua della Yves Rocher, c'è il buco un pochino, si è ingrandito, l'ho utilizzata qualche volta, però è enorme anche questa. Ci vuole un po', mi piace un sacco, la profumazione è sempre buonissima, di Monoi, fantastica questa terra, so che il pack ora è diverso, però è sempre buona, io la utilizzo e non mi dà problemi. Poi, illuminante, anche qui, oh mio Dio. Io cerco di farvelo vedere nelle immagini. Comunque, io utilizzo solo questo illuminante e cioè, ragazzi, è infinito anche questo. Ho iniziato un po' a togliere dal centro la stampa delle stelline, ma veramente sarà dura e non so come riuscirò a finirlo. Veramente non lo so, è impossibile. Comunque, ci provo. Poi, per quanto riguarda il blush, anche questo è infinibile, io non lo sopporto più, mi si è anche rotta la confezione. Sono qua, il buco è sempre più grande, ma non termina, non termina, non ne posso più. Sì, mi piace anche il colore, ma insomma vorrei utilizzare anche altri blush. Ogni tanto li utilizzo, però mi sto concentrando su questo perché voglio toglierlo ed è di Wet n Wild, il colore Mellow Wine e spero di finirlo. Siccome comunque ci sono quasi, poi questo quasi durerà altri 3 anni, però voglio utilizzare anche questo qua della Puro Bio. Quindi inserisco nel progetto smaltimento questo blush della Puro Bio che è la colorazione numero 031, può essere? Non lo vedo scritta e sono anche cieca, comunque va bene. Il blush è questo qua e appunto voglio inserire anche questo in modo che ogni tanto utilizzo questo e poi appunto quando sarà finito quello di Wycon metterò in uso solo lui. Poi, primer per gli occhi Too Faced, questo l'ho utilizzato, non so come cavolo l'ho pronunciato, comunque vabbè, questo l'ho utilizzato svariate volte. Niente, anche questo è infinito, tutti i prodotti infiniti. Sarà che è vero che io non mi trucco ogni giorno, però quando mi trucco io utilizzo praticamente sempre questi trucchi qua, quindi non capisco perché alcuni prodotti sono infiniti. Io quando guardo i video del progetto smaltimento delle altre ragazze o dei prodotti finiti make-up mi danno un sacco di soddisfazione e bravissime, io non sono così, infatti si vede. Poi Pupa Vamp, la mini taglia, anche questo lo utilizzo praticamente su lui, sta finendo ma ce n'è ancora, mi piace molto. L'unica cosa è che questa, non so se è questa mini taglia o in generale, comunque mi si va a sporcare tutta la confezione e faccio sempre un macello, nonostante io ci stia attenta, non so perché. Comunque è un mascara che a me piace un sacco.
Poi, matita occhi, questa qua di Benecos, non l'ho utilizzata ultimamente perché non mi sono mai fatta la riga agli occhi. Comunque, la matita è questa, mi piace un sacco, ma anche questa è infinita. E poi, le labbra, oh mio Dio, le labbra. Allora, intanto, nel video, precedente a questo, vi avevo mostrato le due sorelline della Puro Bio matite labbra che avevo finito. Questa non l'ho mai utilizzata, forse una volta, siccome chi segue da tempo questi video sa che questa matita è dall'inizio del progetto smaltimento, quindi boh, un anno, 2 anni, non lo so. Non mi piace, l'ho sempre detto e l'avevo dato un ultimatum nello scorso video e niente, non l'ho utilizzata e quindi la butto perché non ne posso più. Quindi se ne va nel cestino. Poi, lip gloss di Benecos, l'ho utilizzato un po', si inizia un po' a vedere contro luce che sta finendo. Mi piace un sacco, veramente tantissimo, ve lo straconsiglio, un bel colore, non appiccica, bello, mi piace moltissimo. Poi, la matita che utilizzo per il contorno labbra di Lavera, la vedete sempre più piccolina, anche questa mi piace un sacco, la utilizzo con molto piacere. Finita questa la ricomprerò, è il numero 01 Rose o Rosé. Comunque, una matita fantastica, si può trovare in biobottega e su Eccoverde, credo. Poi, pastello di neve Cosmetics, questa qua è sfilata, che è quello che indosso in questo momento. È un colore che ho scoperto che secondo me non mi sta molto bene, ecco. Comunque, voglio finirla e mi impegnerò un sacco, ce n'è poco, quindi ce la posso fare, anche perché in genere non hanno la mina fino in fondo queste matite, quindi ce la posso fare. L'altra è sempre un po' lunghina, ce n'è un po' di più, è vino, un bellissimo colore scuro che sfrutterò molto quest'inverno. Ho utilizzato molto il rossetto della Avril, che mi piace un sacco, e questo è quello che rimane, quindi non tanto. Un bellissimo colore che mi avete visto indossare negli ultimi video, molto molto bello, ed è il numero Brown Rosé Nacré, se così si pronuncia, un ottimo rossetto. Ho utilizzato tantissimo anche questo qua, Elegant Red, del numero 01 di Neobio, e appunto ce n'è pochissimo, vi mostro. Questo non va più su, è quello che ne rimane, quindi ne ho utilizzato parecchio, un bellissimo rosso, bello pieno, molto scrivente, ed anche se è cremoso ed è comunque un colore importante, non si sposta, rimane lì e non crea disastri, quindi mi piace tantissimo. Se so ovviamente che devo magari cenare fuori, preferisco non metterlo, ma no perché fa pastrocchi, ma perché è un colore molto scuro e è un po' cremoso e non mi fido, però non l'ho mai messo alla prova. Però se devo uscire e so che non devo cenare, perfetto, veramente un bellissimo colore. Poi, Puro Bio, la matita, questa qua, il numero non lo trovo mai, il numero 16. Mi piace molto, ma non l'ho utilizzata in questo mese perché mi sono concentrata più che altro appunto su Avril, Neobio e questa pastello qua. Poi il rossetto, questo qua di MAC, io non so che fare perché mi rendo conto, ce n'è così, quindi un po' l'ho utilizzato, mi era stato regalato, quindi era già un pochino utilizzato. È troppo cremoso e si sposta e quindi non mi fido molto a metterlo, però lo tengo per un altro paio di mesi e guardiamo quanto riesco a consumarlo. Visto che ho tutti i colori molto importanti, oscuri o de rossi, volevo inserire un colore un po' più da tutti i giorni, un colore adatto appunto per il giorno e non per la sera. Siccome io sto utilizzando un sacco questo qua di Nabla Ombre Rose e ne manca poco, voglio inserire in questo progetto questo rossetto qua che è fantastico, mi piace un sacco. Mi uniforma le labbra perché poi è del colore delle mie labbra, perché io ho delle labbra molto pigmentate, quindi alcuni colori chiari non si vedono su di me. E quindi niente, voglio inserirlo e voglio terminarlo. Mi piace un sacco, è uno dei miei preferiti. Poi, in questo progetto smaltimento voglio inserire altri 4 prodotti per le labbra. Voglio inserirli non tanto perché voglio terminarli, ma perché voglio metterli alla prova in questo, diciamo, un paio di mesi per vedere se mi piacciono oppure no. Per
perché sono dei prodotti che non ho ancora capito. Questo, ad esempio, l'ho messo alla prova, ho visto che non fa per me e lo andrò a regalare. Quindi voglio fare la stessa cosa con questi quattro rossetti, in modo che se poi non fanno per me e vado a regalarli, perlomeno sapete di che cosa sto parlando. Se poi mi piacciono, li andrò a mettere in postazione make-up. Non li vado ad aggiungere poi definitivamente al progetto perché ho troppe cose per le labbra. Comunque, voglio mettere alla prova. Questo qua di Catrice Lip Cushion che avevo preso in una rivista, il colore è anche bello, il problema è che quest'applicatore mi fa fare dei disastri e quindi devo provarlo per capire se può fare per me oppure no. Poi, questo lip gloss di Belle della linea Hypoallergenic, anche questo voglio provarlo. Il colore è molto carino, però non so se questo colore qua mi va a cancellare le labbra, quindi devo provare se il colore mi sta bene. Se mi sta bene lo tengo, altrimenti lo regalo. Poi ho questo qua che è di Maybelline, il Vivid Not 8 Not, non ci leggo, mamma mia. Hot. Non ci capisco nulla, via, non ci leggo, è scritto troppo scuro su scuro. Comunque, questo che ha un viola, è una via di mezzo tra un lucidalabbra, una tinta, non si capisce. Comunque, ha un colore molto particolare. Più che altro, devo capire se mi piace la texture di questo prodotto, quindi lo testerò in questi, diciamo, un paio di mesi per vedere se anche questo può fare per me oppure va regalato. E poi questo qua, Color Boost Vinylicious, un liquido lipstick di Essence, il numero 07, anche questo voglio provarlo e poi vedere se tenerlo in postazione oppure regalarlo. Quindi niente, credo di avervi detto tutto. Sì. Io vi saluto, fatemi sapere se anche voi avete dei prodotti che volete smaltire o se avete finito qualcosa di make-up. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un like, lasciate un commento e iscrivetevi al mio canale, in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!